Noi adesso preghiamo l'onorevole dottor Banti, che è parlamentare, che io ringrazio per essere qui presente e che porterà, diciamo, il contributo che certamente sarà interessante a questo convegno. Prego, caro Banti. Grazie Presidente, un saluto a tutti. L'interesse per la materia, per il tema affidatomi, e il mio desiderio, che comprenderete, di rendere omaggio a uno dei pochissimi sarzanesi che mi hanno preceduto, molto più meritoriamente di me, sugli scranni di Montecitorio, mi ha indotto a scrivere più del dovuto. Quindi non ce la farò, immagino, a stare nei tempi se leggessi tutto, quindi taglierò una parte delle cose che ho scritto, ne chiedo scusa e preannuncio che consegnerò il testo integrale per l'eventuale e auspicabile pubblicazione degli Confermo altri. Che l'Istituto pubblicherà integralmente gli interventi di questo convegno. Oggetto del mio contributo è il periodo che possiamo chiamare giovanile della formazione culturale e politica di Carlo Alberto Biggini. I suoi limiti temporali vanno dall'ottobre 1920 al 1 maggio 1928. L'ottobre 1920 costituisce, anche se io reputo controversa, la prima data che compare in alcune biografie di Biggini, in particolare in quella scritta dallo storico genovese Danilo Veneruso per il Dizionario Biografico degli Italiani. Veneruso afferma che proprio in quel mese il giovane Carlo Alberto, studente dell'ultimo anno del liceo classico Doria, aderì alle avanguardie giovanili del fascio genovese. Il 1 maggio 1928 è invece la data nella quale, superati gli ultimi indugi, l'ormai laureando Biggini, in compagnia del fratello Franco, si presenta alla Spezia in via Rezzasco, nella sede del Partito Nazionale Fascista, e lì firma la domanda di iscrizione, a fronte dell'avvenuta sospensione del blocco delle iscrizioni che era stato deliberato nell'anno precedente, 1927, dal segretario nazionale Augusto Turati. Questo presunto ritardo di Biggini nell'iscrizione al fascismo sarà per lui motivo di contrasti e anche di amarezza, soprattutto per una serie di polemiche che alcuni dei fascisti cosiddetti antemarcia di Spezia negli anni successivi condussero nei suoi confronti, per due motivi, secondo me. Uno, perché era sarzanese e Dio sa quanto a Spezia i politici provenienti da Sarzana siano sempre stati visti un po' come il fumo negli occhi. Repubblica o monarchia, fascismo o democrazia, non è cambiato molto da questo punto di vista. La seconda aspetto è appunto che probabilmente appariva o poteva apparire come un raccomandato. La relazione di Rasi ci ha detto che in realtà era avvertito per il suo valore anche all'interno del regime di allora, ma certamente a qualcuno, visto che era diventato subito deputato nel 34, giovanissimo, raccomandato poteva apparire. Comunque non è così, almeno. La tesi invece che io, pur nella ristrettezza del tempo, mi riprometto di sostenere è in sintesi la seguente. Il cammino che portò Biggini da giovane promettente figlio di un noto esponente socialista di una città di sinistra, Sarzana, all'ingresso a pieno titolo nel partito di Mussolini, non fu, al di là di ogni giudizio di carattere personale che esula da un'analisi storica, un cammino singolare né particolarmente eterodosso. Esso si inserisce invece in un complesso scenario di dibattito politico-culturale e sociale in gran parte interno all'area politica della sinistra che accompagna in Italia l'avvento e il consolidamento del regime fascista, scenario che ebbe proprio nelle vicende genovesi di quel periodo un punto di riferimento di particolare rilevanza. Sull'appartenenza militante dell'avvocato Ugo Biggini, padre di Carlo Alberto, al movimento socialista sarzanese sin dai primi anni del secolo non ci sono dubbi. La guida di Sarzana, pubblicata da Nino Malagoli nel 1905, esattamente 100 anni fa, quando Carlo Alberto non ne aveva ancora compiuti 3, riporta il nome di Ugo Biggini non solo come avvocato procuratore con studio in piazza Vittorio Emanuele 17, l'attuale piazza Matteotti, piazza del Comune, bensì anche come corrispondente da Sarzana dell'Avanti e del Lavoro, giornali apertamente e ufficialmente socialisti. Quanto valeva per il padre appare però un caso isolato in famiglia. Come ha sottolineato Luciano Garibaldi, Mussolini e il professore, parlando di due tradizioni che in qualche modo vengono a confluire.
I potenti avvocati accorsi, nonno e zii materni, appartenevano alle famiglie tradizionalmente liberali e monarchiche della borghesia sarzanese. Il patriarca Paolo Accorsi, con studio in piazza Vittorio Emanuele XVIII, accanto allo studio del genero, viene presentato sia come in possesso dell'onorificenza regia di cavaliere ufficiale, sia come segretario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Sarzana. Due caratteristiche senz'altro incompatibili con ogni ipotesi di militanza a sinistra in quel periodo. Quasi come sintesi di queste due tradizioni c'è la figura del nonno paterno, Carlo Biggini, già combattente nella Seconda Guerra d'Indipendenza, che in quell'anno, 1905, in quella guida, figura come uno dei 28 superstiti della Società dei Veterani e Reduci delle Patrie Battaglie, ovvero delle Guerre del Risorgimento, società nella quale figurava come cassiere e della quale era evidente da un lato l'impostazione nazionalistica, ma anche in qualche modo una presenza diffusa mazziniana, perché questi due aspetti erano a Sarzana molto presenti e radicati proprio con, secondo un'impostazione patriottica appunto, di derivazione anche mazziniana. In tale contesto la figura dell'avvocato Ugo Biggini fa un po' storia a sé nel contesto familiare. Non ci meraviglia di trovarlo, questa è una curiosità, sempre nella guida di Malagoli di quell'anno, anche come vicepresidente del neonato da appena un anno Club Ciclistico di Sarzana. 62 soci, tutti piccolo borghesi ed operai. Nel consiglio direttivo l'unico laureato era proprio Biggini. Ma questo ci spiega la complessità del quadro familiare e anche l'interesse però del quadro familiare. Io credo che proprio il nonno, Carlo, abbia avuto un influsso, anche se di questo non ci può essere prova, un influsso particolare sul giovane nipote viene mandato poi a studiare al liceo classico, qui non c'era ancora il liceo classico, sarà lui a istituirlo quando diventa ministro molti anni dopo, c'era solo il ginnasio, al liceo classico Doria di Genova. E lì arriviamo all'ottobre 1920. È un mese cruciale nel convulso contesto politico e sociale degli anni del dopoguerra. Anche per la crescita del fascismo, ancora giovane e fragile, non solo a Genova, si sono concluse con un sostanziale fallimento le occupazioni delle fabbriche, che hanno provocato forti tensioni anche in Liguria. Nel contempo si diffonde in larghi strati della popolazione, specialmente negli ambienti culturali interventisti, una generale insoddisfazione per quella che ha già cominciato ad essere chiamata la vittoria mutilata. Il nazionalismo fa breccia in buona parte della borghesia e di sicuro tra gli studenti. Va osservato, lo fa da par suo Sandro Antonini nei saggi che gli sta dedicando, come il fascismo in Liguria abbia avuto connotazioni diverse da altre regioni del nord, come la Lombardia, il Veneto e l'Emilia, dove la componente legata al mondo agricolo ed agrario come finanziamento, come ricerca di finanziatori, fu all'inizio rilevantissima. In Liguria la composizione sociale era molto diversa, l'agricoltura era povera, salvo forse un po' più a Sarzana, con scarsa presenza, ma era invece rilevante la presenza di imprese di produzione militare a Genova come alla Spezia e altrove, e questo rendeva più forte la presa del nazionalismo. L'Ansaldo, e con l'Ansaldo i Perrone, già allora proprietari del secolo XIX, fecero nell'appoggio anche finanziario al fascismo quello che altrove toccò agli agrari o altre categorie del mondo industriale. L'occupazione delle fabbriche nel settembre di quell'anno, frutto di un dibattito molto intenso all'interno della sinistra operaia e socialista del paese, aveva interessato in modo rilevante anche la Liguria. Essa non aveva al centro soltanto rivendicazioni di carattere salariale, qui Garibaldi vengo nel tuo solco, ma partendo da più indietro, o relative alle condizioni di lavoro in fabbrica, bensì anche questioni più di fondo, la compartecipazione agli utili delle imprese e il controllo operaio sulle fabbriche. Quando all'inizio di ottobre riaprono le scuole e il giovane Biggini riprende i suoi viaggi in treno di pendolare da Sarzana e Genova, leggendo durante il viaggio più di un quotidiano, sia detto per inciso, quasi si viaggiava in treno meglio all'ora di oggi fra Sarzana e Genova, chiusa parentesi, l'occupazione è appena finita. È dal 1 ottobre l'accordo nazionale tra la FIOM di Bruno Buozzi e la Federazione delle Industrie Meccaniche e Metallurgiche. Ci sono nell'accordo aumenti significativi, ferie pagate e indennità di licenziamento. Ma per quanto riguarda il controllo sulle fabbriche non si dice nulla. Il movimento dei consigli di fabbrica, si chiamava già allora, su questo punto è pesantemente sconfitto e ciò provocherà nuove tensioni anche nei mesi seguenti all'interno della sinistra. In molti si chiesero se era valsa la pena di rischiare, tra scioperi, occupazione e serrata degli industriali, di mettere a rischio la stabilità e la pace del paese. È in quel contesto che i fascisti, piuttosto silenziosi nei mesi precedenti, riprendono la loro azione, facendo leva proprio sui sentimenti di reazione dell'opinione pubblica a una situazione sociale in gran parte insostenibile. Non c'è solo la questione sociale, come ho detto, ma anche la questione nazionale legata al dopoguerra, alla vittoria mutilata, a Fiume.
In quell'ottobre si prepara la conferenza di Rapallo sulla Jugoslavia, con un trattato, il trattato di Rapallo, che, respinto da D'Annunzio e dai suoi legionari, dichiarerà Fiume città libera, cioè non italiana. Biggini, come altri suoi compagni, in treno passava dalla stazione di Rapallo e leggeva di quelle e di altre estenuanti trattative che sembravano voler umiliare un paese, l'Italia, che aveva combattuto una guerra risorgimentale simile a quella del nonno, a fronte di grandissimi sacrifici umani e sociali. Il nazionalismo in quei mesi non è nel nostro paese un sentimento di élite, bensì un sentimento diffuso, popolare, e Mussolini, anche per non farsi togliere la scena da D'Annunzio, che sarà sempre una delle sue grandi preoccupazioni, decide di cavalcarlo. Tornando alla questione sociale, va notato che la compartecipazione dei lavoratori agli utili delle imprese faceva parte del primo programma di Piazza San Sepolcro. Proprio la sconfitta sindacale dell'ottobre del 20, su questo punto, impose una revisione della linea del fascismo, che porterà Mussolini e i suoi consiglieri a spostarsi sul corporativismo. Questo tema non era affatto un'intuizione originale del fascismo, anche se sarà il fascismo a darne per primo, diversi anni dopo, una realizzazione compiuta. Il corporativismo era infatti un tema al centro di un ampio dibattito culturale e politico che sin dall'inizio del secolo interessava diversi paesi d'Europa, con i rispettivi movimenti socialisti di carattere riformista, a cominciare dall'Inghilterra. Come scrive Pedro Carlo González Cueva in una bella sintesi sulla rivista spagnola Razón Española, parlando dell'organicismo di Metsu, il corporativismo poteva servire sia da correttivo all'individualismo liberale e per altro verso alla razionalizzazione del pluralismo sociale. Pluralismo sociale che era il punto di partenza di tutti i socialismi riformisti di quel tempo, contro il marxismo ortodosso e in particolare contro l'interpretazione pansindacalista di Sorel. In Inghilterra questo dibattito era alimentato dal riformismo di radice fabiana e aveva avuto un punto di riferimento importante sin dai primi anni del secolo nella rivista The New Age di Alfred Richard Horridge, poi di Arthur Penty. La rivista fu conosciuta come portavoce di un movimento neocorporativo chiamato Guildismo, nome che richiamava, nella versione inglese, le gilde o corporazioni medievali. Notare, Carlo Rosselli, negli anni 23 e 24, prima di venire a Genova a insegnare, e Carlo Alberto Vigini va ad ascoltare anche le sue lezioni, va in Inghilterra, trascorre due estati in Inghilterra e ha stretti contatti, Rosselli, con il movimento guildista, nel senso che il corporativismo non era patrimonio di una destra o di una sinistra intesa come spesso la intendiamo noi, era patrimonio di una visione della società che cercava di adattare il contesto economico e sociale dei vari paesi industrializzati dopo la fine della rivoluzione industriale, ma dopo anche che il marxismo era stato messo in soffitta, la famosa discussione sulla soffitta ai primi anni del Novecento, e quindi non risultava più pagante sotto il punto di vista della trasformazione della società e quindi richiedeva trasformazioni di carattere diverso. La scelta fascista di fare del corporativismo la base forte della propria riforma sociale dello Stato, dunque, così come del nazionalismo la base di quella istituzionale, non è quindi estranea al dibattito europeo di quei decenni ed era particolarmente interessante per giovani che, come Biggini, vivevano dentro di sé la contraddizione di appartenere, per spinta familiare, nel nostro caso paterna e in parte cittadina, ad un ambiente fortemente orientato sul piano sociale e nel contempo di rifiutare tanto gli eccessi sorelliani e pansindacalisti quanto e forse soprattutto l'immagine di grande divisione e quindi di estrema debolezza che la sinistra italiana dava in quegli anni, e forse non solo in quegli anni, al resto del paese. È in questo contesto che matura, secondo Veneruso, la prima fugace partecipazione di Biggini ai nuclei studenteschi fascisti, che diventano attivi al liceo Doria, ma è appunto, come minimo, una partecipazione fugace. In quello stesso mese di ottobre 1920, a Sarzana, Pietro Arnaldo III vince le elezioni amministrative, e per la prima volta a Palazzo Civico si insedia una maggioranza socialista, grazie tra l'altro alla sapiente azione di raccordo di un uomo che con Biggini avrà una lunga, non solo amicizia, ma anche scambio culturale, Alfredo Poggi, un altro grande sarzanese di quel periodo storico. Egli aveva saputo svolgere appunto questo raccordo fra i gruppi riformisti e potremmo dire della sinistra liberale e repubblicana di Sarzana, realizzando, al contrario di quanto avveniva in molte altre città, un blocco inverso rispetto a quello delle destre, e vince Terzi. Biggini era amico di famiglia dei Terzi, che erano i miei nonni materni. E il nuovo sindaco aveva iniziato a lavorare come avvocato proprio accanto ad Ugo. Forse quella vittoria, in parte insperata e poi foriera di straordinari avvenimenti come quelli del luglio 1921, spinse il giovane studente liceale a rivedere la sua sfiducia verso le posizioni politiche paterne, o perlomeno a guardare di nuovo con interrogativi aperti alla evoluzione del quadro italiano. Passano gli anni. E passa anche il tempo, quindi Carlo Alberto Biggini ottiene la maturità proprio nei giorni infuocati del luglio 1921
e poi si iscrive a giurisprudenza. Però interrompe l'anno accademico, va a prestare il servizio militare 2 anni e lo ritroviamo a Genova nel 1924, quando, con il nuovo anno accademico, riprende il suo cammino universitario. È l'anno in cui arriva a Genova Carlo Rosselli, ma a insegnare nella facoltà di giurisprudenza e nell'istituto di economia che è stato istituito in quel momento, ma è anche là, sono gli anni in cui il fascismo è ancora traballante in realtà in Italia e l'opposizione, da un lato è la vecchia opposizione che poi si manifesta nell'Aventino, ma dall'altro ha un'interlocuzione aperta e anche polemica nel paese intorno a nomi, soprattutto quello di Rosselli, che è a Genova, ma il nome più importante è certamente Piero Gobetti, la rivoluzione liberale. Sulla rivoluzione liberale scrive articoli importanti Alfredo Poggi. In uno di questi articoli del 1925, il primo numero sequestrato, il numero 3 del 1925 della rivoluzione liberale, Poggi attacca il corporativismo, ma si inserisce nel dibattito per proporre il nuovo partito del lavoro. C'è insomma una discussione viva che certamente ha a Torino Gobetti la rivoluzione liberale, a Milano avrà il quarto stato, ma ha in Genova quasi un luogo di raccordo e di più approfondita discussione per la presenza di personalità importanti. Lo stesso Poggi, per l'appunto, Carlo Rosselli in quegli anni, 24-26, finché è costretto ad andare via, poi viene anche Lelio Basso per un po' di tempo a Genova e così via. È chiaro che Biggini si abbevera a tutto questo e partecipa, non a caso, egli sarà un collaboratore, anche se molto tecnico, non politico, della rivista Pietre, che è l'equivalente genovese di Quarto Stato. Quarto Stato è la rivista importante che Rosselli e Nenni pubblicavano a Milano a partire dal 26. Pietre inizia qualche mese prima addirittura e aveva come scopo quello di porre le premesse culturali e psicologiche di una revisione critica della tradizione aventiniana. Come poteva uno come Biggini, che non era fascista per costituzione e aveva simpatie, come abbiamo detto, nazionaliste e capiva le insussistenze della sinistra, ma come poteva non interrogarsi se quella potesse essere una delle strade possibili? Purtroppo non lo fu, ma non certamente per colpa di Biggini o per colpa di qualcuno in particolare, non lo fu perché le sorti complessive del paese andarono diversamente. E però la partecipazione a quel dibattito se la portò dietro Biggini, come se la portò dietro e incontrò Bottai su questo. Quando nel 1935 Orlando Danese, il fascista antemarcia di Spezia, che lo critica e lo attacca sull'opinione, prende spunto da un articolo, da una conferenza anzi, che Biggini aveva fatto qualche tempo prima, collegando il fascismo con la rivoluzione francese e dicendo: ma questo qui è, vedete a chi ci siamo messi nelle mani, questo qui è un eretico o qualcosa di simile, questo era Danese, per le ragioni anche, dicevo prima, un po' campanilistiche. In realtà Biggini ancora una volta mostra la sua piena, fino al 43, mostra la sua piena sintonia con Bottai, perché in quegli stessi anni il celebre articolo riportato poi nei suoi scritti di Bottai, intitolato Rivoluzione francese e Stato corporativo. È chiaro che Bottai critica la rivoluzione francese, è chiaro che dice che la rivoluzione francese come tale fu un errore della storia, ma uno di quegli errori dai quali poi è proseguita una strada diversa. Infatti scrive testualmente, e sono le stesse opinioni di Biggini nell'articolo contestato dagli Spezzini: la conclusione dei principi dell'89 è uno Stato in cui si realizzi davvero tutta la vita del cittadino, in cui il cittadino trovi e componga davvero la sua personalità morale, in cui trovi una regolamentazione effettiva e totale della sua vita. Il corporativismo è lo strumento per questo e diventa centrale nella costruzione dello Stato fascista, ma anche nella visione di, con tutte le sue contraddizioni se vogliamo, ma nella visione di Biggini, che è quindi una visione organica e coerente dal punto di vista, coerente attraverso anche interrogativi e ricerca, un atteggiamento di ricerca che a me è quello che interessa di più e che piace di più. Purtroppo non mi posso soffermare su questa straordinaria vicenda della rivista Pietre, il testo lo consegno scritto, vado verso la fine sottolineando come Genova resti comunque sotto questo profilo in quegli anni una città particolarmente emblematica di una grande vivacità, di una grande forza intellettuale anche all'interno dell'antifascismo. Infatti il suo antifascismo di Genova, forte e radicato, vive una stagione fecondissima e per certi aspetti atipica, però poco concludente, questo è il punto. E così finisce per prevalere, a partire dal 1927, la tendenza cosiddetta collaborazionista, che segue lo scioglimento della CGDL, cioè la Confederazione Generale del Lavoro, il 4 gennaio di quell'anno, e le vicende successive del mondo sindacale. Il corporativismo, siamo nel 27, sembra ormai una strada avviata con successo,
Da Londra Bernard Shaw, commediografo ma esponente vicino al movimento fabiano e ai guildisti di cui si diceva, elogia il capo del governo italiano e la sinistra si interroga sul proprio futuro. Il 2 febbraio l'agenzia Stefani diffonde un documento sulla situazione sindacale del paese, elaborato in una riunione tenutasi a Milano il 16 gennaio, immediatamente dopo lo scioglimento della CGIL, presenti tra gli altri nomi noti della disciolta confederazione come Rinaldo Rigola, Ludovico d'Aragona, Umberto Calda. È una mano tesa al regime, l'avvio di una collaborazione critica di cui fu espressione nazionale la rivista Problemi del Lavoro. Ma questa corrente collaborazionista ebbe come quotidiano il nuovo lavoro, il lavoro trasformato da organo dei socialisti riformisti in gran parte di Genova, degli anni precedenti al fascismo, a organo dei problemi del lavoro, quotidiano della rivista, e con il consenso personale di Mussolini. Intorno alla sua nuova direzione gravitano uomini di cultura, vecchi socialisti e scrive articoli anche Biggini. È in un tale contesto che matura la decisione di Biggini di iscriversi al partito fascista, rompendo gli indugi. Non può farlo subito, perché il 12 febbraio 27, per disposizione del segretario nazionale del partito Augusto Turati, sono alla fine, le iscrizioni erano state chiuse e il partito sottoposto a una incisiva opera di epurazione. In pochi mesi vengono espulsi 2.000 dirigenti e 30.000 iscritti. Così nel 28 può essere disposta una parziale riapertura delle adesioni, pur vista con critica e con sospetto, come dicevo, da molti dei fascisti antemarcia. Il 1 maggio, nella sede spedita di Via Rezzasco, Carlo Alberto Biggini firma la domanda. È con lui il fratello Franco, presto chiamato all'incarico non secondario di segretario politico del NUF, il nucleo universitario fascista della Spezia. In una presentazione del NUF stesso, scritta l'anno dopo, 1929, Franco Biggini indica il corporativismo come uno degli obiettivi di fondo, se non quello di fondo, della sua organizzazione. E scrive, è Franco che scrive, ma è come se scrivesse Carlo Alberto, forse hanno scritto a due mani, e c'è la sintesi del pensiero di Carlo Alberto. Fra gli obiettivi degli universitari fascisti del nucleo, perfezionare il nuovo diritto sindacale corporativo, sorto, è un po' retorico, ma sfrondiamo dalla retorica, sorto come luce radiosa ad illuminare la rivoluzione nostra, ad unire in una sintesi tutte le classi e tutte le forze della nostra patria. È Franco che scrive, dicevo, ma dietro lui c'è Carlo Alberto. C'è anche molta utopia in questi concetti, ma vi appare chiara, a tanti anni di distanza, la sintesi di un percorso culturale e politico che, come dicevamo all'inizio, non è affatto estraneo al succedersi convulso delle vicende di quegli anni, in particolare nella nostra terra di Liguria, e alla ricerca in esso di elementi di coerenza e di chiarezza attraverso una ricerca non facile. Come sempre, poi, la storia è più complicata di come accade di vederla a chi la vive in un dato momento. E oggi noi sappiamo bene che questo si verificò anche per Carlo Alberto Biggini e per la sua intelligenza. Grazie. Questo intervento ci dà la misura dello spessore delle ricerche dell'onorevole Banti, ma anche ci dà uno squarcio penetrante nella vita di Carlo Alberto Biggini e nella vita della Liguria, e quindi mi sembra un ottimo apporto a questo convegno. Ora